Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. E benvenuti alla presentazione del 38esimo Isocchinetti che piegheranno dei giardini Margherita. Come sapete, da buon giornalista amo le conferenze stampa brevi, conferenze stampa brevi, non particolarmente tediose, e quindi prima di dare subito la parola ai nostri ospiti vi chiedo una cosa un po' particolare. Oggi è il funerale di Federico Dordei. E probabilmente faremo qualcosa per il torneo e quindi vi chiedo cortesemente, prima di iniziare gli interventi, di ricordarlo e magari di alzarci 30 secondi in silenzio per Federico. Grazie. Faremo qualcosa, non abbiamo ancora deciso cosa, perché con la famiglia ovviamente è una situazione, come potete immaginare, un po' delicata, ma qualcosa faremo per ricordare questo bambino che giocava tra l'altro nella società della nostra federazione mini basket dell'SG Fortitudo. Chiusa questa parentesi che mi sembrava giusto iniziare in questo modo, lascio la parola quindi al padrone di casa. Ed è giusto che sia Akis, come direttore locale di Isocchinetti Bologna, a iniziare, proprio perché è il secondo anno di questo rapporto. Lui, scherzando l'anno scorso, mi disse: vedrai che andremo avanti per molti anni, e quindi intanto siamo già al secondo. E ripeto, per il torneo dei Giardini Margherita dobbiamo già essere molto contenti, che non sempre le partnership riescono a essere pluriennali, quindi noi siamo particolarmente soddisfatti. Quindi, dottor Zapralis, alla parola. Grazie Simone, buongiorno a tutti e benvenuti a casa Isocchinetti. Sono molto contento di essere qui oggi, perché oggi è il secondo anno che insieme con il torneo dei Giardini Margherita pensiamo in grande. L'anno scorso eravamo di là nella Green Room, quest'anno abbiamo cambiato posto, siamo nella nuova Palestra 3, che è un edificio storico di Bologna, da qui è nato tutto. Tutto quello che è arrivato dopo è dall'altra parte. Quindi l'anno scorso la nostra esperienza è stata un'esperienza molto molto importante, molto molto positiva. Ci ha fatto capire fino in fondo il potere del basket in città. Per me, che vengo da fuori, devo essere sincero, non immaginavo una cosa di questo tipo, perché avevo sentito parlare del torneo di Giardini Margherita anche prima, però ho capito molto il significato, il valore che ha questo torneo per una città come Bologna, che è una città basket city. Quindi io passerei la parola ancora a Simone per il resto della conferenza stampa, che, come hai detto, dovrà essere stringata, breve. Vi do ancora il benvenuto, vi ricordo solo che l'Isocchinetti, soprattutto in questo periodo, è nel centro dell'attenzione per tante altre attività, come per esempio gli europei di calcio, Under 21, il movimento di pallavolo, quindi ci sentiamo particolarmente orgogliosi di far parte di questo movimento cittadino sullo sport, quindi non vediamo l'ora di iniziare il torneo dei Giardini Margherita e ci saremo come siamo stati l'anno scorso. Grazie anche perché è importante ovviamente ricordare che non ci sono molti tornei in Italia dove c'è una copertura medico-fisioterapica come
ai Giardini Margherita dall'anno scorso, quindi Socchinetti che non è soltanto lo sponsor, è lo sponsor che però ci dà, dà la possibilità agli atleti, soprattutto quelli di medio-alto livello, di avere per esempio un fisioterapista o comunque qualcuno che lo possa seguire prima, addirittura durante e dopo la partita, quindi qualcosa che è al di fuori di un normale torneo all'aperto o di un normale torneo estivo. La parola adesso al presidente regionale, ancora per poco. Siamo al centro medico. In realtà chi è dentro la federazione sa perché ancora per poco, e non è un problema di salute, anzi, è un'altra tipologia di problema. Stefano Tedeschi. Buongiorno a tutti. Ho detto da Mocco nella fortuna, perché direi che non ci perde mai niente, quindi a quanto pare nei suoi pronostici e tutto, pertanto almeno soltanto adesso speriamo che ci hanno preso, per il resto ne parleremo poi a ottobre, novembre, settembre. E proprio per mantenere fede al fatto di essere veloci, dico solo che a noi fa molto piacere continuare questa collaborazione, che è comunque doverosa da parte della federazione nel seguire con quella che è l'attività legata agli ufficiali di campo, agli arbitri, lo sai, il commissario del torneo, questo bel torneo, questa bella manifestazione. Inutile che ci diciamo cose che sappiamo, ma c'è poco da fare, la verità è che è la più bella manifestazione di 3-4-3 estiva che c'è in Italia, quindi il fatto che sia tanta eccellenza, diciamo così, anche che si avvicina, come qualsiasi Orchinetti, che tante altre belle realtà sono anche qui presenti, di aziende che sostengono questa manifestazione, è un segno proprio che comunque la conferma, quando le cose vengono fatte bene, insomma, alla fine poi vengono seguite, c'è riscontro, c'è seguito, è bellissimo vedere ai Giardini tutto pieno, e come anche la Bolognese non solo segue, quindi noi abbiamo solo questo compito di cercare di collaborare per far sì che questo torneo finisca nella piena regolarità, e come sempre cercheremo di fare la nostra parte, e dobbiamo solo fare i complimenti, quindi per concludere a Simone e a tutti i suoi collaboratori, perché si impegnano sempre perché appunto questo cresca e migliori, quindi siamo molto contenti, e perché date anche, diciamo così, un bel contributo alla città di Bologna nel confermare questo punto. Sia la capitale del basket, siamo non solo nel parco 5.5 al chiuso, ma ormai anche all'aperto, e speriamo anche di andare avanti questo anche con 3-3, così saremo veramente in completo. Bravi, buon lungo, complimenti. Grazie, la parola adesso a Roberta Ricalzi, consigliere comunale, ha seguito e segue lo sport con molta passione, e ricordiamo che l'assessore Lepore in contemporanea in questo momento ha una conferenza stampa sicuramente per forse la città più importante legata ai problemi di Piazza Verde, ma insomma lo vedremo il 4 luglio giocare, quindi Lepore lo rivedremo anche se non oggi. Grazie innanzitutto a Roberta per essere venuta in rappresentanza del Comune di Bologna, vi lascio la parola di saluto. Grazie a voi per l'invito, appunto come è già stato detto porti saluti dell'assessore Lepore, spesso vedete il mio volto al posto del suo nelle tematiche sportive, per una circostanza positiva, e cioè che di eventi sportivi a Bologna ne abbiamo davvero tanti, ne abbiamo avuti tanti nel 2018, ne abbiamo tanti nel 2019, sempre più di alto livello, e ovviamente nonostante gli impegni internazionali noi non dimentichiamo mai tutti quelli che sono gli impegni storici che davvero ci danno il senso del grande valore dello sport. E come spesso mi sentirete dire, io lo dico da sportiva, qui gioco un po' in casa, sono stata qui tante volte per corsi di formazione, centri estivi, e seppure parliamo di un altro sport, come oggi mi è stato ricordato, cambia il colore del pallone, ma non solo, è uno sport di squadra, è uno sport che aggrega la città, che sta dentro nel pieno della città di Bologna, e con la collaborazione di tante realtà importanti per la nostra città, anche e soprattutto ovviamente gli Isokinetti, dal punto di vista prevenzione, benessere e salute, che sappiamo tutti e tutte quanto è importante per chi fa sport e anche per chi vive lo sport, ovviamente non solo di questa città. Quindi quello che posso dire è che anche quest'anno c'è il massimo impegno da parte del Comune di Bologna. Sono riuscita un po' a, come dire, contaminare positivamente l'assessore, che negli ultimi mesi si è dato anche allo sport giocato, l'abbiamo visto alla RAN 530, lo vedremo sui campi di basket, che è il suo sport principale, questo mi fa piacere,
perché come dico spesso, le istituzioni, il bello delle istituzioni è quando stanno dentro le cose, e stare dentro lo sport vuol dire anche e soprattutto viverlo, e quindi sia da sportiva che da consigliera comunale, che mi occupo appunto di sport, questo per me è un grande piacere, un grande onore. Sarò ovviamente ai playground a vedere spettacoli, perché ogni anno è uno spettacolo, sia sul piano maschile che sul piano femminile, e quindi credo che davvero sia un'occasione che il Comune di Bologna ci tiene sempre ad esserci, a sostenerla, a supportarla, quindi grazie davvero per tutta l'organizzazione. Grazie. L'ultimo intervento della prima parte, poi ne avremo uno o due anche nella seconda parte, la parte conclusiva, è con Alessandro Gallo. Alessandro Gallo ovviamente è stato per anni l'addetto stampa di questo torneo, e nel 2002 ha scritto un libro, Il campo dei miracoli, libro che è praticamente come le reliquie, perché è praticamente introvabile. Tante persone ci avevano chiesto cortesemente di ristamparlo. Beh, grazie alla collaborazione tra Alessandro Gallo e Minerva Edizioni, rappresentato vedo dalla famiglia Mugavero, è arrivato a fare qualcosa di più della riedizione del libro del 2002, un libro completamente nuovo, e quindi è giusto che sia Alessandro a raccontarlo, insieme ovviamente a chi ha scritto la prefazione, cioè alla collega sempre del Resto del Carlino, Franco Cagnato, che invito anche perché era sicuramente uno dei grandi amici di Gianni Cristofori per quanto riguarda la presentazione, l'introduzione del campo, ma anche un amico del torneo, e quindi invito Franco insieme ad Alessandro magari a parlare un attimo sia del libro e di approfittare anche degli oggi per parlare un attimo anche di Gianni, perché poi il 4 luglio verrà, come dicevo, alle 19.30 verrà intitolato l'impianto. Alessandro, prima la parola. Ok, buongiorno a tutti. Come ha detto giustamente Simone, era da tempo che si parlava, c'erano delle richieste per ristampare il libro. Nel frattempo sono passati 17 anni, grazie a Roberto Mugavero e a Minerva Edizioni abbiamo fatto un'operazione completamente diversa, cioè il libro di 17 anni fa è stato smembrato, è stato ricostruito, ma soprattutto sono state aggiunte storie differenti. Lo spirito, anche diciamo così, la scansione è diversa. Nel passato abbiamo fatto una scansione temporale dall'inizio dei giardini all'edizione del 2001, questa volta abbiamo avuto l'idea di farlo per personaggi. Vedo tanti personaggi che sono qua presenti, mi viene in mente Bruno Canè, che è stato uno dei primi che lo ha giocato anche molto bene, Luca Corbelli, Stefano Monti, che ha fornito le magliette e si è presentato fino al 2030 per disegnare le sue maglie, e ovviamente Franz Campi, che tutti conosciamo per la carriera artistica che ha intrapreso, ma forse non tutti sanno che lui era anche il mancino terribile. Un anno, nell'83-84, non ricordo di preciso, vinse anche la gara del tiro a tre punti. I marini dicevano che giocasse soprattutto per se stesso, però Franz era uno che faceva canestro ed era uno dei migliori giocatori. Al suo fianco abbiamo Giorgio Bonaga, chi non ricorda il famoso coro Giorgio Bonaga è meglio di Raga, insomma, chi ha una certa età come me, è una leggenda metropolitana. Il coro era vero, ma non era vero che Giorgio Bonaga era meglio di Raga. Comunque, Giorgio Bonaga ha giocato anche il torneo, l'ho fatto anche in modo abbastanza curioso, una volta con dei camperos ai piedi, così almeno è stato raccontato. Mi è stato chiesto l'opportunità di giocare, lui, campero se non campero, si è messo in campo e ha giocato. Dicevo che diciamo così, lo spirito iniziale, oltre alle richieste del torneo, mi fermo un attimo perché in omaggio, diciamo così, anche alla serie che ci ospita, ci sono una serie di personaggi degli Zucchinetti che hanno giocato il torneo dei Giardini di Margherita. Nel sottotitolo, tra l'altro, c'è dalla A di Abbio alla Z di Zonarelli, perché Pierpaolo Zonarelli ha giocato la manifestazione, e oltre a Pierpaolo Zonarelli mi viene in mente il buon Giovanni Veneziale, che è stato una delle diciamo così
delle colonne portanti dei Cartoloni, che è una squadra che ha fatto la storia degli anni 90 con Giacomo Zatti, Andrea Nicolai e tanti altri protagonisti. Torno a quello che stavo dicendo, cioè il fatto che sostanzialmente l'idea è nata a dicembre anche per rendere omaggio a Gianni Cristofori. Gianni Cristofori è stato per anni cronista del Resto del Carlino, ha scritto pagine di sport, ha ospitato i primi articoli che sono comparsi sul Carlino. Sostanzialmente il Carlino dall'inizio alla fine ha seguito l'intera manifestazione e devo ringraziare anche il responsabile delle pagine sportive del Resto del Carlino, Franco Cagnato, che è stato molto gentile, non solo molto gentile, ma ha voluto scrivere una bellissima prefazione per ricordare e onorare la memoria di Gianni. Quindi chiamerei proprio qualche secondo Franco per chiedergli appunto di ricordare, visto che lui è stato quello che più ci ha vissuto a stretto contatto di gomito in redazione, avevano le scrivanie confinanti, il suo ricordo di Gianni Cristofori, dal quale sostanzialmente è partito tutto per riscrivere questo volume che abbiamo ovviamente editato con Roberto Mugavero e Minerva Di. Allora, buongiorno a tutti. Io, contrariamente, pur avendolo già detto a tutti, che non voglio parlare di Gianni perché è una ferita molto aperta, voi potete capire, io ho avuto un rapporto proprio gomito a gomito con Gianni. L'unica cosa che posso dire è ho cercato di scrivere quello che era Gianni, di far capire quello che era Gianni, e quando ne parlo ancora sento da fastidio, se avverto la sua mancanza. Vedere un amico, al di là della sua bravura, che sfiorisce è davvero un dolore grande per qualsiasi uomo. E io voglio ricordare Gianni per quello che è stato professionalmente, per quello che è stato anche come uomo. Era un punto di riferimento nel giornale ed è un punto di riferimento del basket cittadino. E io credo che intitolargli il campetto di Brenas sia stata una bellissima idea per ricordarlo. Di più non chiedete. Scusate. Grazie a Franco, comprensibile l'emozione e anche la commozione, e adesso ripasso la parola a Simone, appunto ricordando che il 4 luglio il campo verrà intitolato alla memoria di Gianni Cristofori. Alle 19.30, lo ricordiamo, 19.30, e ripeto, dopo il mio intervento, prima delle eventuali domande, lascerò parlare Nicola Turrini, perché quell'evento del 4 luglio sarà una giornata un po' particolare, quindi è giusto che sia Nicola a spiegarla per il meglio. Allora, cerchiamo, come al solito, appunto, dicevo, di essere rapidi. Il torneo inizia con 15 squadre maschili e 6 femminili, si inizia lunedì 24. Il torneo femminile è sviluppato in una settimana, dal 24 al 28. Giocheranno delle partite di 24 minuti, ecco perché vedete nel calendario una partita alle 20 e una alle 21. A parte la finale. La finale è prevista per il venerdì, quindi il giorno 28 giugno, che sarà una finale regolare, 40 minuti, con appunto le due finaliste. Sono 6 squadre che provengono dalla nostra regione, quindi non c'è solo la provincia di Bologna, c'è anche una squadra di ragazze tendenzialmente di Parma, ma so che qualche ragazza importante verrà a giocare questo torneo, chiamata dalle amiche delle altre squadre della nostra provincia. È il terzo anno di un progetto pilota che avevo pensato insieme proprio a Stefano Tedeschi. Dall'anno prossimo vorremmo che questo progetto pilota diventasse un torneo vero e proprio, che abbia un suo cuore, una sua vita e che possa andare avanti insieme al torneo del Giardino Margherita, ma non per forza sovrapponendosi come dato. Ma questo è il nostro obiettivo, è giusto che le ragazze abbiano uno spazio ancora più importante. Speriamo che questo terzo anno produca i risultati dei primi due, quindi permetta di pensare seriamente a un torneo a 6-8 squadre vero, con tutte le partite di 40 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Torneo maschile, dicevamo, 15 squadre divise in 4 gironi, 3 gironi da 4 e 1 girone da 3, passano le prime due, l'ultima settimana 15-16-17, quarti e semifinale, giovedì 18 la finale. In caso di maltempo, nelle prime 3 settimane si giocherà la palestra Valeria Moratello all'interno del centro sportivo Giorgio Bernardi, cioè quello che tutti chiamano la Lunetta Gamberini. L'ultima settimana, in caso di maltempo, ci verrà dato il Palace Avena a San Lazzaro per avere un impianto più grande, perché si presume che nelle gare di eliminazione diretta ci siano
più persone a vedere, quindi serve una struttura sicuramente più importante, più grande, più capiente. La finale, come abbiamo deciso ormai negli ultimi anni, in caso di maltempo non si sposta al coperto ma viene rinviata di un giorno. Quindi se piove il giovedì si gioca il venerdì, perché statisticamente è difficile che piova a Bologna due sere consecutive. Poi è anche successo anche questo, no, ma è già successo, vi posso garantire che è già successo, quindi non sto dicendo delle cose particolarmente strane, è già successo, si gioca per le statistiche, speriamo non accada e basta, vedremo. E per quanto riguarda il discorso delle favorite, come sempre all'interno trovate delle piccole schede più o meno simpatiche per ogni squadra. È ovvio che le quattro semifinaliste dell'anno scorso partono un gradino davanti alle altre, quindi chi ha vinto Matemplast Lice, chi ha perso la finale Caffeina Coest, le due semifinaliste Gruppone di Gnotta e Kongsquad, che è la squadra di Italiano, Raucci, Daniel, eccetera, eccetera. Però l'esperienza ci dice che ogni anno c'è sempre qualcuno che si infila e che magari trova nei giocatori di livello medio quegli atleti che disputano quella settimana della vita e trascinano magari una squadra considerata meno quotata a un risultato sperato. Quindi queste sono le favorite, però ci fermiamo qua. L'altra cosa importante è che abbiamo delle novità legate anche all'area. Allora, il campo dei Giardini Margherita è in condizioni disastrose, erano brutte l'anno scorso, con il fatto che non ha piovuto per mesi e poi ha piovuto, come vi ricorderete, a maggio praticamente tutti i giorni. Il campo ha avuto particolari problematiche ancora più grosse. Stiamo già parlando da almeno un anno con l'amministrazione comunale per quanto riguarda il rifacimento dell'impianto, c'è già il progetto, come sempre chi pega, questa è la parte finale, nel senso che anche noi siamo disponibili, c'era una Ollus che era disponibile, forse anche Marco Bellinelli e la sua famiglia è disponibile, vediamo se da qui a 12 mesi non ci ritroviamo a parlare di un campo. E per quando parlo campo non parlo solo di quello di pallacanestro, perché il Plegato Geni Margherita è formato da due campi, il campo da pallacanestro e il campo quello che viene chiamato multisportivo ex pallavolo, quindi il lavoro che va fatto di ristrutturazione dell'intera area. Anche quest'anno abbiamo messo in sicurezza tutti i problemi legati alle crepe, quindi sto relativamente da quello che firma sto relativamente sereno, spero che grossi problemi non ce ne siano, tenendo conto che ovviamente uno dei problemi legati al cemento è sempre il vernice e il rischio di scivolare. Questa è sicuramente la cosa più importante. Poi da oggi, proprio oggi, questa mattina, abbiamo fatto un regalo ai cittadini di Bologna. E quando dico abbiamo fatto è la mia associazione sportiva, non il comune o terzi. Abbiamo fatto. L'area dei Giardini Margherita attorno al playground avrà il wifi, che per qualcuno di voi può sembrare una sciocchezza perché magari come me non è più un ragazzino, ma dato il numero elevatissimo di ragazzi che giocano e frequentano, era una richiesta che ormai ci veniva fatta da parecchi anni. È un accordo che abbiamo fatto con l'Epida e quindi da oggi pomeriggio c'è il wifi in tutta la Tasmatia, da adesso c'è già all'operativo il wifi, che ripeto sembra una sciocchezza ma non è una sciocchezza per quanto riguarda l'area. Quindi queste sono le cose, diciamo, principali, più importanti da dire. Poi ovvio che a livello di ospiti, l'anno scorso abbiamo avuto Daniel Hackett, quest'anno dovremmo avere, non sappiamo ancora in quale serata, Gianmarco Tamberi, qui devo ringraziare Raffaele Ferraro, che non vedo ma da qualche parte sarà, perché Jimbo è un atleta, sapete, di livello mondiale per quanto riguarda salto in alto, ma è soprattutto un malato di pallacanestro. All'interno delle sue malattie di pallacanestro c'è quella di andare nella provincia di Ancona, dove abita, a giocare al campetto, e ha conosciuto tramite Raffaele il nostro campetto, che abbiamo campetto tra virgolette, e ci verrà a trovare.
è indeciso se giocare una partita seria o giocare la partita di beneficenza. Io gli ho detto che, dato gli impegni che ha quest'anno come abbastanza importanti, che c'è l'atletica leggera, forse è meglio che venga per la beneficenza qualche minuto, perché se si rompe una partita ufficiale, meglio di no, sarebbe meglio di no. Comunque, scherzi a parte, siamo molto contenti che Tamberi, che è uno dei tanti personaggi, ricordo Pantani, insomma, del passato, che hanno voluto conoscere il legato ad altre discipline sportive, è Palazzo, poi vuol dire, non ne parliamo, cioè Rodrigo è praticamente un abitué quando è a Bologna, e quando non è chiaramente impegnato col Bologna del torneo, quindi ci fa piacere quando grandi campioni anche di altre discipline vengono ai Giardini Margherita, perché comunque vuol dire che nonostante tutto, nonostante il torneo aperto, riusciamo a produrre comunque anche un minimo di spettacolo. E poi l'ultima notizia è appunto legata a questa cosa del wifi, e che quindi saremo in grado finalmente di poter dare in diretta streaming la finale. La daremo sulla nostra pagina Facebook, torneo dei Giardini Margherita, e quindi per la prima volta nella storia, anche qua, perché abbiamo avuto molte richieste sia da cittadini bolognesi che magari quella sera è sempre pieno, non vogliono stare in settima fila a vedere poco o niente, e quindi magari preferivano poterla, però la volevano comunque vedere, e soprattutto le centinaia, adesso non voglio fare il fenomeno, non voglio dire migliaia, fermiamoci a centinaia, molte centinaia di appassionati in giro per l'Italia che hanno conosciuto questo torneo storico e che vogliono appunto seguire la finale, perché comunque rimane un evento. Queste sono le cose principali alle quali tenevo da dire, se non chiaramente anche ringraziare tutti gli sponsor, perché ovviamente Isokinetic è lo sponsor principale, Emil Bank è lo sponsor del torneo femminile, ma poi abbiamo una serie di sponsor storici sia a livello di squadre, insomma, Matei Plus, Alice, perché li vedo, ma ce ne sono degli altri che sono storici, altri sponsor invece magari che contribuiscono, REL, Colis, insomma, ci sono con noi da tanti anni, Mazzacchini, e poi anche gli sponsor nuovi, perché insomma, come sempre, questo è un torneo particolarmente costoso. Ovviamente gli spogliatoi saranno gli stessi dell'anno scorso, quindi gli spogliatoi che sono stati inaugurati. Qui mi permetto di fare una piccola tiratina d'orecchio al comune e al quartiere, perché spogliatoi nuovi inaugurati li abbiamo utilizzati solo noi. In un anno, in 13 mesi, solo noi li abbiamo utilizzati per la nostra manifestazione. Come ho spiegato mille volte, prima o poi credo che a forza di discussioni chi deve capire capirà, credo che il playground Giardino Margherita, inteso come doppio impianto, sia un impianto che debba funzionare d'estate almeno 3 mesi. E per funzionare almeno 3 mesi l'utilizzo degli spogliatoi sono fondamentali. Cioè io rimango dell'idea che si può fare in quel campetto non solo pallacanestro, si può fare pallavolo, si può fare calcetto, si può fare cultura, vedo pranzo, voglio dire, faccio un paragone col passato di grande zona, cioè c'era le famose letture dell'Ascom in piazzale Iachia, che non esistono più, perché no, i Giardini Margherita, il playground, cioè le possibilità secondo me ci sono. Chiedo soltanto, come ho detto, che questo campo venga rifatto, noi siamo disposti, ripeto, in ultima ratio a farlo noi, tramite ovviamente un partner, ma comunque credo che sia, so che il rischio che si dice sempre Giardini Margherita è c'è troppa roba, c'è lo chalet, c'è le serre, però secondo me ci sono degli spazi, innanzitutto sportivi, ma anche non per forza culturali e musicali, ma culturali altri che si potrebbero fare nelle grandi attività. Ho già tediato abbastanza, siccome è già quasi l'una, dimmi Alessandro. No, avevo dimenticato semplicemente una piccola cosa, l'ho fatto in questo caso il giornalista, nel senso che abbiamo parlato del volume, non abbiamo detto dove si può trovare, siccome abbiamo l'editore Roberto Mugato, lo inviterei proprio 2 secondi per dire dove lo possiamo trovare e dove si può acquistare e perché hai accettato questa idea, visto che ti sei trovato coinvolto in questa iniziativa. Grazie Roberto. Non era previsto, però grazie. Ci tengo a dire che sono ormai tanti libri, però sono contento di aver fatto questo libro sulla storia di Playground. È un libro che secondo me mancava, perché era uscito appunto, come ha detto Alessandro,
più o meno cosa mi dico, diciamo, 17 anni fa, e l'abbiamo cercato di fare in Minerva Style, quindi dando anche una grafica, una qualità spero importante. Lo vedrete, c'è anche una copertina molto grafica, che scegliere la copertina per un libro come quello di Playground sarebbe stato difficilissimo per tanti scatti. Abbiamo scelto in modo diverso, la cosa mi soddisfa molto. Ovviamente si trova da sabato in tutte le librerie, mi hanno detto mentre vengo qua la Mondadori in via D'Azeglio ce l'ha già disponibile, e poi ovviamente perché te l'hanno richiesto subito. Me l'hanno richiesto subito, quasi in modo carbonaro. L'hanno ricevuto ieri sera, e ovviamente poi Amazon, IBS, tutti i canali e al campetto necessari. E anche al campetto. Soprattutto al campetto. Quindi un mondo dove voglio vedere Stefano Bonaga che firma coppie su coppie. Giorgio Bonaga che firma coppie su coppie. Va bene. Con i camperos. Grazie. Allora, tornando giustamente, ricordo che c'è da qualche minuto quando abbiamo finito il buffet che è esterno, quindi si esce e qui dietro adesso è coperto dalle tende. Sono andato via Bortolò, lo possiamo dire, perché il rischio era che lui andasse subito e non rimanesse più niente. Vabbè, lui fa le battute su di me, io le farò su di lui, siamo a posto, davo pure a zero, uno pare. Ma scherzo a parte, parliamo di una cosa seria. Se vedete il calendario, il 4 luglio c'è una partita di beneficenza e basta. Uno dice come basta? Beh, insomma basta perché ci sarà tanta carne al fuoco, capirete perché tra pochi minuti, quindi la serata inizierà alle 19, qualche minuto prima alle 19.30 con l'intitolazione del campo del Playground a Gianni Cristofoli e poi spiega Nicola Turini di Cupollus come proseguirà. Grazie Simone, grazie ovviamente a Zookinetic, grazie a tutti voi per essere qui. Ovviamente io a parte concorrere per il torneo per la mia squadra e come l'anno scorso produrre una donazione al termine di ogni partita per un ente diverso ogni sera e quindi più strada si fa e più soldi si donano. Sono stato coinvolto e sono diciamo onorato di coorganizzare la serata di beneficenza. La serata di beneficenza dello scorso anno fu una serata pilota in cui per la prima volta cercammo di portare diciamo un discorso benefico che andasse un po' anche oltre i normali confini cittadini, per cui facciamo una raccolta per San Severino Marche e portammo denaro e un camion di giocattoli agli asili, lo portai io personalmente, per cui è stata un'esperienza umana bellissima anche essere accolto alla comunità e distribuire i giochi negli asili. Quest'anno cerchiamo di dare ancora un passo in avanti a questa serata, per cui ci sarà il primo derby della stagione che invece di consumarsi in campo si consumerà a bordo campo e lo consumeremo noi perché sarà un derby gastronomico, gli chef tifosi Virtus sfideranno gli chef tifosi Fortitudo, ci parteciperà donando 15 euro in beneficenza, si riceveranno tre fish come queste. Questa qui è bianco-rossa ed è quella diciamo neutra che serve a votare la preferenza, se ne riceverà una bianco-nera, una bianco-blu per andare a prendere la proposta degli chef Virtus e chef Fortitudo. Questo succederà tra le 7:30 e le 9, alle 9 si scenderà in campo e in campo ci sarà appunto una squadra formata dalla selezione dei giornalisti che l'anno scorso ha vinto, perché voglio dire quando ci si propone per la beneficenza l'atteggiamento è sempre di galanteria, quindi non c'è mai vera sfida e quest'anno vedremo se rivincerai di nuovo. E contro i ragazzi ci sarà una selezione come sempre di amici, di persone vicine al mondo della beneficenza che vogliono portare in campo la loro etica e il loro cuore, e quindi ci saranno ex campioni, ci saranno due ragazze attualmente campioni della Matte Plast femminile, ci sarà Matteo Lepore, ci saranno rappresentanti di Zookinetic, ci sarò io che insomma supportatemi in quei due minuti che vagherò per il campo. Speriamo di avere tanti altri amici che poi vi racconteremo strada facendo perché aspettiamo le ultime conferme, una delle quali quando Gimbo sceglierà quale serata partecipare, insomma, sapremo se sarà di quella partita o di un'altra. Insomma. Che ha dato gli impegni con la nazionale, gli impegni dei vari tornei internazionali. Nicola, prima di farti continuare, siccome so che Giancarlo Galimberti deve abbandonarci perché per altri impegni, chiedevo a Giancarlo un veloce saluto da parte del CONI, dal momento che tu sei vicepresidente regionale e fai le veci di Bibi Soprani che presidente regionale,
molto legata alla pallavolo, ma anche molto legata alla pallacanestro. Giancarlo, per chi non lo conoscesse, ovviamente è stato per tanti anni presidente regionale. Buongiorno a tutti, ma credo che abbia già detto tutto praticamente chi mi ha preceduto, cioè l'importanza di un torneo come questo, che ha raggiunto ormai un'età da adulto, ma c'è la tutta avanzato, quindi noi è un qualcosa che giustamente se ne parla un po' in tutta Italia, e noi come CONI non possiamo che essere favorevoli, appoggiare e fare tutti gli aiuti possibili, perché è la manifestazione, e non ho alcun dubbio, possa praticamente avere il massimo, la massima riuscita, come dal punto di vista, diciamo, agonistico, che dal punto di vista delle presenze, quindi in bocca al lupo. E quindi noi, ripeto, come CONI possiamo solamente essere favorevoli e aiutati per la maggiore riuscita. Grazie, grazie Giancarlo che deve scappare. Nicola, se avevi da concludere? Niente, concludiamo soltanto quindi con un invito a voi di rendervi messaggeri di questa serata di beneficenza, perché chiaramente le luci saranno molto concentrate sull'agonismo della manifestazione, ma sarà bello avere una serata ricca e piena di amici e di ospiti anche il 4 luglio. Per cui vinca il migliore, e nella partita di beneficenza vinca chi non ha vinto l'anno scorso. Giusto, una volta per una, no, questo scherzo a parte, sarà un impegno importante, perché non è una cosa semplice da allestire alla più grande Giardino Margherita questo derby gastronomico. Io ricordo sempre che nella nostra follia noi abbiamo questa partnership con ARPA, anzi adesso ARPE, come andrebbe pronunciato, ARPE alla latina, perché ovviamente noi siamo stati anche qui, penso, i primi in Italia a fare un accordo con chi si occupa delle previsioni del tempo, anche, non solo, fortunatamente, tanti, ma anche delle previsioni del tempo. E quindi ogni giorno che c'è il torneo, attorno alle ore 17, minuto più, minuto meno, viene emesso un bollettino meteo esclusivo per il torneo. E quindi c'è questa partnership, ecco perché trovate anche una pagina adesso mi viene in mente la sigla ARPAE. Comunque il presidente Bertone gioca a basket. No, ma c'è la sigla, in questo momento mi sfugge la prima lettera, ma comunque ha un significato, regionale protezione ambiente, non agenzia. Mi ricordo, agenzia ambientale, sì sì. Quindi ripeto, una roba che noi facciamo ormai da 7, 8, 10 anni, e quindi c'è questa partnership un po' particolare, ma che aiuta, perché comunque ci suggerisce, soprattutto suggerisce a chi vuole venire come pubblico e a chi gioca, suggerisce i tempi ceneri relativamente vicini, se ci sono possibilità o meno di pioggia per la serata. Allora, siamo arrivati entro i 40 minuti che avevo previsto per la conferenza stampa, quindi è il momento delle eventuali domande, se ci sono domande, perché poi il buffet sicuramente fuori è già stato preparato. Se c'è qualche domanda, qualche collega che vedo, o anche non collega. Siete tutti a posto? Allora io approfittavo, semplicemente in chiusura, vieni qua Massimo, per favore. Eh sì. Allora, molti di voi non lo sanno, ma ci sono due persone che sono stati determinanti per la nascita del torneo. Chi ha voluto il campo, perché lì non esisteva un playground, è stato fatto, che è il dipendente comunale, quello che noi chiamavamo quando eravamo ragazzi il maestro del centro giovanile Giardino Margherita, Luciano Valente, e poi un giocatore che insieme a un gruppo di amici ha iniziato il torneo appunto 38 anni fa, prima come giocatore, come ragazzi che giocavano al campetto, e poi si sono inventati questo torneo. Quindi se questo torneo esiste è perché una serie di ragazzi, tra cui Massimo Romeo, hanno dato l'inizio. Quindi credo che sia giusto anche che Massimo, hai un ricordo il più lontano possibile del tempo che hai rispetto o al torneo o al campo. Posso aggiungere che è stato meglio come organizzatore e come giocatore. Sì, Marcellino, sì. Benissimo. No, ricordo, cioè, come stavo dicendo prima con Alessandro,
in effetti venire qui oggi dà la misura di quanta strada è stata fatta, cioè c'è tutta un'organizzazione adesso, un sacco di iniziative collaterali che ovviamente all'epoca non c'erano. Uno dei ricordi che ho, sinceramente, ed è un peccato che non sia riuscito a trovare le fotografie per il libro, è un gruppo di ragazzini, anno 61, 62, 63, tra cui c'era anche Giacomo Zatti, secondo me, come fascia d'età, che per andare a fare questo torneo, e questa dalla misura di cos'era all'epoca, gli avevo fatto delle foto mentre si facevano i numeri da mettere sulle maglie usando il nastro per caviglie. Quindi non per fissare i numeri, proprio li stavano componendo. E questo dà la misura sia della passione, va bene, per la cosa, e sia del livello, tutto sommato. Ripeto, erano dei poco più che bambini, perché se parliamo dell'80, del 62, avevano 16 anni, 17 anni. Più o meno, una cosa 82, del 82, primo anno. Vabbè, insomma, più o meno dei 17, dei minorenni, diciamo così. Poi in realtà sono quelli che hanno... Credo che anche Luca Corbelli fosse di quella inviata, giusto? Sì, si giocava pomeriggio Massimo. Sì, esatto, si giocava, tenete presente che si giocava il sabato pomeriggio e la domenica mattina perché non c'era la luce, e di questo bisogna dar merito a Luciano Valente. Cioè, la luce c'era, non c'era l'illuminazione. Sì, c'era la luce, c'era la luce naturale. Bisogna dare merito a Valente di avere, oltre al campo, anche l'illuminazione, cioè questo ti va sempre riconosciuto. Per cui dicevo, questa nidiata praticamente ha fatto poi la fortuna del playground, perché questi cresciuti sono arrivati a vari livelli, proprio anche diventando giocatori di Serie A, e hanno poi, così, magnificando in giro per l'Italia la manifestazione, portato amici, cioè esempio classico, Zatti Pellacani, tanto per capirci, e da lì poi la cosa è decollata. E da allora, diciamo così, da cose di questo genere siamo sempre qui oggi. E mi fa piacere, devo dire, io adesso sono fuori da anni ormai da tutte le questioni, dopo aver fatto parte dell'organizzazione fino più o meno al 2000, se ricordo bene. Però, come dico, mi fa molto piacere vedere il punto a cui è arrivata la manifestazione, e auguro, cioè io mi ho suggerito a Simone anche di tastare il Guinness dei primati, perché come torneo all'aperto, ininterrotto, 37 anni nel mondo, non so quanti altri possono vantare una cosa del genere, poi ci sarà sicuramente di meglio, non lo so, comunque. Non è detto. Ci proverei, comunque, grazie a tutti. No, grazie a te Massimo e a tutti quei ragazzi che hanno dato il via al torneo. Ecco, permettetemi due cose legate appunto ai nostri sogni. I sogni alla fine sono due: per il quarantennale avere una squadra americana. Chiaro che il sogno era avere una squadra americana del Rucker Park. C'è già stato però. Il Rucker Park? Canadese. La squadra americana del Rucker Park, perché è il playground più famoso del mondo. È chiaro che per trovare un partner commerciale importante da aeroporti di Bologna in su, perché ovviamente potete immaginare cosa significa portare 15-16 persone tra giocatori e staff americani. E cosa mangiano dopo la partita questi? Ma il mulino fortunatamente si salva. Però dicevo, battute a parte, appunto dicevo questo sogno. E l'altra cosa che è proprio legata alla cultura americana, che è legata ai film sportivi che in Italia non c'è, ecco, credo che si fanno tanti film sportivi sulla pallacanestro, film sportivi pochissimi, ma credo che il nostro sport, e qui parlo a livello generale, la pallacanestro abbia, come tutte le discipline, delle storie bellissime da poter portare, cioè non c'è solo la storia di Coppi o la storia di altri grandi campioni, la nazionale di calcio che è stata portata nella fiction del 34 se non ricordo male, ci sono altre storie, e tra questi milioni di storie dello sport italiano, secondo me uno piccolissimo spazio ci sarebbe anche per la storia di questi ragazzi che hanno inventato qualcosa che poi è diventato un evento nazionale, che probabilmente quando loro l'hanno pensato insieme al maestro Valente era l'occasione per stare insieme e sfidarsi su un campetto invece che con la maglia della Virtus o del Gira, con fortitudo di tutte le realtà che c'erano nella provincia di Bologna. Grazie ancora, se non ci sono domande c'è il fuori buffet, grazie, vi aspettiamo da lunedì. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. Sport.